Ego sum panis vitae. Questo appartiene all'universo, è giusto guardarlo e poi cominciare a descriverlo. Per riuscire a raccontare questa polpetta bisogna metterci dentro il numero, un numero che viene dalla misura che ha fatto chi ha preparato questo pezzetto di universo. Buona parte di ciò che abbiamo intorno è universo o universo trasformato? Se stiamo dentro la narrazione dell'universo che abbiamo semplicemente acquisito e non vediamo ciò che non si confà con la nostra narrazione, restiamo semplicemente a narrare il passato. Noi siamo catturati dai nostri paradigmi. Modo di procedere è non restarne catturati. Quindi non dobbiamo buttare via la polpetta. Ma dobbiamo immaginare che ci possa essere una polpetta migliore. Abbiamo immaginato che mangiare al museo le idee della storia passata avrebbe potuto provocare riflessioni efficaci nel presente. Sapidissima sonda. Dalla lattuga all'estasi mistica. I love and taste. I taste the love and I love the taste. I capi, quando soprattutto mangiamo da soli, comunichiamo e quindi si allungano le gambe e si accorciano le posate. Dilatando un po' questa parola, diciamo che ho farcito questa ricetta, me la sono cucinata. Ultima cosa, la Gita diceva, male squada fame. State attenti, la fame è una continua e cattiva consigliera. Non solo di ridare una nuova vita, ma nello stesso tempo di dare una preziosità, una ricchezza. Abbiamo immaginato di poter nutrire il pianeta con un food design pulito. I modelli realizzati con stampante 3D sulla base di progetti grafici elaborati in modalità CAD sono stati ideati per un utilizzo agile e funzionale in occasione di aperitivi, party e cocktail fuori casa. Abbiamo immaginato di poter imparare dall'ironia dell'arte a guarire le contraddizioni del pianeta. Letti conviviales o triclinoires, da cui prende il nome la stanza riservata ai banchetti, il triclinio appunto, dell'antica Roma. Abbiamo immaginato di poter invadere il pianeta diffondendo nel web semi contaminati di consapevolezza. E poi abbiamo immaginato di continuare a mangiare da soli, ma quel che abbiamo visto non ci è piaciuto.